Vai un po' più indietro. Eccoci qua. Oggi è il giorno 12 di gennaio e siamo qui al Bio Caffè per l'inaugurazione della mostra di Giancarlo Rain, una mostra piccola ma significativa che rientra nell'ambito della manifestazione L'arte diffusa e nell'organizzazione ci ha aiutato e anzi per merito dell'associazione Liberamente che siamo qui, in particolare della signora Francesca Parilla che è qui con noi. Come pensi che il tuo lavoro possa essere gradito, possa trovare consenso nel pubblico? Ma penso che possa piacere perché sono forme semplici, essenziali, basate sul sentire del mio animo e raccolgono insieme di tante cose sul sentimento della vita, per cui appartengono non solo a me ma un po' a tutti. Ho visto che oltre all'attività pittorica ci sono anche delle sculture, tra l'altro molto belle, in marmo. Ed è una attività artistica estremamente laboriosa e che forse dà più soddisfazione o è una soddisfazione diversa? È una soddisfazione diversa, è una cosa bellissima, è faticosa, laboriosa, richiede dei tempi lunghi, richiede un'enorme pazienza. Il marmo ha una fragilità incredibile perché, come dico io, si spezza solo a guardarlo, però alla fine se uno ottiene il risultato che aveva in testa è contento di quello che ha fatto. Ho visto anche che ti sei cimentato, ma penso che sia un'attività non proprio tua, prioritaria, sul metallo. C'è anche un'opera in metallo. Sì, direi che è un'eccezione perché il metallo non è la mia materia. In questo caso si tratta di una forma, una struttura di tipo architettonico basato su colori a forte contrasto che si dilata nello spazio. Io non avevo mai lavorato in ferro. È stata una cosa piacevole comunque. Un'ultima domanda. Il geometrico, l'astratto geometrico normalmente viene recepito come una forma di pittura piuttosto fredda, arida, eccetera. Invece mi sembra di aver letto che tu cerchi attraverso linee essenziali comunque di rappresentare anche qualcosa di più profondo, di immateriale, forse anche irrappresentabile, tutto sommato, proprio che così. Sono i sentimenti, sono le emozioni. La geometria è essenzialità del pensiero, del sentire. Tutte le forme dell'universo sono geometrie, basta ingrandire una foglia al microscopio e diventa una geometria. Diciamo che con la geometria si può andare a fondo nei sentimenti, cosa che nella figurazione secondo me si può fare molto meno. Ecco, noi abbiamo cercato, io e te in questo caso, di mettere in questi 4 più 2 o 5 più 1 dipinti un percorso logico, no? Che è quello dell'astratto, che però in qualche modo poi attraverso metafore pittoriche raggiunge anche una forma, è vero? Soprattutto i primi 4 sono dei dipinti che in qualche modo sono partiti con l'astratto, però hanno poi trovato una definizione. È vero. Però alla base c'è l'essenza della geometria e la forma che poi ricorda qualcosa di figurativo è un pretesto del mio modo di sentire e va oltre la geometria. Però alla base c'è la geometria come sempre, nel sentire. L'ultima cosa, qui abbiamo un bellissimo manifesto. Un bellissimo manifesto che rappresenta, diciamo, il bot, se possiamo dire, degli astrattisti mondiali. E vedo che c'è una tua rappresentazione, quindi l'Anna Canali, che ha curato questa mostra, ha ritenuto che tu potessi rappresentare benissimo la filosofia dell'astrattismo geometrico. Puoi dirci qualcosa e con questo concludiamo?
Ma sì, sicuramente Anna Canali secondo me è stata la... Che è qui, guardate, è qui. È stata secondo me la persona migliore nel dopoguerra che ha portato avanti la statismo internazionale. Io sono stato molto contento che lei mi abbia accolto all'inizio degli anni 90, mi abbia consentito di partecipare a tutte le mostre internazionali, nelle quali io ho avuto modo di conoscere grandissimi artisti. E lei era anche la rappresentante di tutto l'astrattismo geometrico sudamericano, che era nato nel dopoguerra e si chiamava Movimento Marì. E lei ha portato avanti questo discorso fino a un paio d'anni fa quando è morto. Benissimo, con questo penso che dovremmo iniziare la mostra, concludiamo, e un saluto ai nostri amici, ai nostri affezionati telespettatori, via. Arrivederci.